Ragazzi, vi ricordo il link di Instant Gaming per supportare il canale e trovare giochi a prezzi scontatissimi. Trovate il link qui sotto in descrizione al video. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su NBA 2K. Torniamo all'editing vecchia scuola, quindi niente webcam, partita e tanta tanta voglia di fare bene. Ragazzi, vi ricordo sempre il like che è molto importante, soprattutto voi ragazzi di NBA che siete devastanti in questo canale, ma soprattutto... Oh, ha fatto canestro lo stesso. Ma soprattutto ragazzi, un'altra cosa... No, due green non va bene, eh. Scusate, rifacciamo. Allora, replay. Bene ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un bel like e seguirmi su Instagram proprio qui vicino al canestro, qui. Gara 3 ragazzi, avete visto le prime due gare in diretta su Twitch, anche gara 4 probabilmente sarà su Twitch, penso di farla venerdì 28, sempre alle 8 di sera. Subito c'era cascato Covington, qui c'è immediatamente un raddoppio, non si capisce niente, Hanson. Hanson, il fallo di Embiid. Subito Embiid, cioè appena iniziata la partita Embiid ha già un fallo. Comunque ragazzi, gara 4 molto probabilmente sarà... Oh! Sarà su Twitch, eh. Ah! Bella Lizzy. Gara 4 sarà su Twitch alle ore 20 come al solito. Tutte le live sono alle ore 20. C'è Rainbow Six, c'è Apex Legends, c'è NBA. Ci sono tantissimi giochi ragazzi. E intanto, crossover devasto ai danni di Jeremy Lamb. Ah! Merda, rimbalzo offensivo, fuori per Tony. Mamma mia, che cosa abbiamo fatto in questo inizio di partita? Due assist, ma il rimbalzo offensivo. Lo scarico fuori per Snellino. E il canestro da tre. Adesso Simmons dentro per Marachelle. Che ci fa delle marachelle. 11-7. E non va bene, ma ci sta ragazzi, ci sta assolutamente. Qua Lembe prova a fermarmi in qualche modo, il passaggio, mamma mia, crossover e assist sotto le braccia di Embiid, che prova a ripartire, vi faccio vedere, c'è un buon supporto da parte di Giannino, Giannino entra, bravo, mamma mia che aggressività, e torniamo in pareggino. Bam, Hanson vieni, vieni, bravo. 7 volte, ma cos'è successo? Niente ragazzi, questa è la partita del perdiamo palla a caso 780 volte in una partita. E qui Ben Simmons 19-11, gasatissimo. Guardate il sorriso di Simmons, che ora gli togliamo dalla faccia molto facilmente. Bam, subito. Attenzione, guardate Embiid, con che cattiveria Embiid. Toh, in faccia a Jeremy Lamb. Dobbiamo solo stare tranquilli e fare la nostra partita come abbiamo fatto in gara 1 e gara 2. 21-13. Crossover devastante, Lamb ci casca ma in parte. Allora proviamo a portarlo dentro e in qualche modo riusciamo a sorprenderlo. Passaggio ancora dentro Bledsoe, mamma mia che movimento di Eric Bledsoe. 21-17, siamo ancora lì, eh. Abbiamo Covington che forse sta pressando troppo su Miracle. Potrei anche riuscire ad andare via grazie a questa cosa. Miracle, in the face, signori. E riporta un attimo il punteggio lì dove deve stare. Ah, preso. Stavolta provano Covington contro Break. Sembra in qualche modo funzionare. Ancora Break, Covington. In faccia a Covington, beccati questa. 27-23, possono veramente allungare il vantaggio i Sixers dopo le due brutte partite. No, brutte no. È qui JJ che non è più marcato da Break. Hanno cambiato completamente gli schemi Philadelphia e bravi. Bravi loro per aver cambiato gli schemi, perché ora sì che c'è. Oh, Della splasha! Ciao belli! 36-28 e palla loro. Cioè proprio, ragazzi, per farla completamente finita subito. Qui Covington mi brasa. Devastante veramente la situazione adesso. Ora ragazzi,
38-28, quindi sotto di 10, perfetto, era proprio quello che volevamo all'inizio partita. Poi non ho capito ancora che cosa ci faccia Della in campo, prova ad entrare qui ma c'è il fallo. Vediamo di iniziare a tartassare la difesa adesso, dai, ci sono buone possibilità di farcela, non è 10 punti, non sono 10 punti che ci possono schiacciare qua e adesso. Bella lì questa azione dalla rimessa. Mamma mia, ma che cos'hai? 20 punti, 8 assist. Dai, bravissimo Redick qui perché mi tiene ma non troppo Yazova. Dai! So. 46-43. Ma ci sta. No, superare Simmons è roba da grandi giocatori, lì sotto più che altro. Molto sbaglio. Fallo. Col cacchio che ti faccio partire in contropiede. Intanto mi fanno uscire, avevamo recuperato 10 punti, 46-45. Dai, siamo lì, ci sta, giustissimo. Siamo lì, abbiamo recuperato tutto, ragazzi. Tutto, anche prima che io uscissi. Quindi i ragazzi hanno giocato, sarà rientrato Gianni, probabilmente ha spaccato tutto. Ritorna in campo Jeremy Lamb e dire che ne devo approfittare poco. Quando ho Redick e Lamb davanti ne devo straapprofittare. Qui Simmons continua a sfidare dalla media Gianni. Qua ragazzi ho preso la decisione che sembra sbagliata ma in realtà... Ma quanti sono contro di me? Scusate. Bravo! Mamma mia Tony! Ma sempre fallo. Non lo schiaccio più il quadrato, dai. Invece lo schiaccio di nuovo. Lo schiaccio di nuovo, Lamb. Da! Tiè! Cioè, stare per metà partita sotto di 10 e poi fare ste cose. Splash! Metà partita sotto di 10 punti circa, Guardate che stiamo facendo delle difese assurde. Si vede quando siamo... Vabbè, ma che ha fatto? Stavo dicendo, si vede quando c'è il quintetto titolare, Poi è tornato anche Hanson, ciao proprio. Qua crossover devastante. Boom shakalaka! Ancora rubata, signori. Mamma mia, che partita. Io non perdo palla qua col cacchio che rischio di buttare via sta palla recuperata. Infatti in movimento c'è il passaggio dentro per Hanson. Attenzione, si è svegliato Break the Wall. Bravo a gestire un attimo la squadra. Vediamo un po'. Hanson chiede palla. Vediamo tranquillamente. Io provo lo scatto con Lamb che rimane in cazzo. Mamma mia. L'assist per Tony Snell che è completamente da solo, non ci sono problemi, non ci sono problemi. 34 punti, 12 assist, che difende stra bene. Adesso è Covington che prova ad andare, deve tirare per forza. Covington sbaglia ma il rimbalzo non è mai nostro. Tony fa una difesa della miseriaccia porca, il rimbalzo è nostro. Dai Gianni, aggiro tutta la situazione. Grande break. Bello per Brogdon fuori. Mamma mia. Ma dai, ma veramente Fultz voleva fregare Gianni. Vabbè. Dai, che sfiga.
Mamma mia, distrutto qui l'emb, pump fake e poi spallate. E ancora liberi per break. Che non si fa problemi ad arrivare al quarantello. Bam. Poetry Motion AI. Spettacolo questo canestro. E praticamente Miracle Man adesso è diventato devastante in qualsiasi cosa, perché adesso si gioca con leggerezza. 20 punti di distacco, eravamo sotto di 10. Loro hanno iniziato a far entrare le riserve, si vede. Mamma mia però. Mamma mia, distrutto ancora Redick. E il canestro. Perfetto direi. Laserata. Attenzione, palla ancora mia, me ne vado sull'angolo, tiro in movimento, splash. Intanto mi fanno uscire, 125-97, devasto. E finisce così la partita, 133-111. Tre gare, tutte quante simili. Li abbiamo sempre distrutti di un bel po' di punti. Quindi partite praticamente devasto. Differenza tra le due squadre veramente netta. Soprattutto per quanto riguarda la panchina, secondo me. Quando loro fanno entrare i panchinari è finita. Un'altra partita devastante, ma questa volta voglio andare a vedere il tabellone. Perché sono veramente curioso, ragazzi, di capire cosa sta succedendo. Andiamo a vedere. 1-1 dall'altra parte, noi 3-0. Io direi che sta andando veramente tanto 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 bene e credo che gara 4 la farò sul canale Twitch venerdì 28 alle 8 e vediamo un po' se riusciamo a passare sul 4-0 e poi vedere cosa succede tra Dallas e Oklahoma City. Io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, le notifiche tanto non arrivano mai e quindi seguitemi su Instagram proprio qui. Ci vediamo nel prossimo video. Bella! Slefty!